Ciao, eccoci arrivati all'analisi di una poesia molto importante di Jacopone da Todi, quindi siamo all'interno della lirica religiosa e questa poesia si intitola O Signor per cortesia, viene antologizzata in praticamente in tutti i libri di testo del liceo e dell'università, quindi è utile tornarci per puntualizzare alcuni aspetti che a mio parere sono molto importanti. È inutile, anche se dedichiamo questa slide a questo, è inutile ricominciare a raccontare la storia di Jacopone, però ci è in qualche modo d'aiuto nel comprendere quella che è la sua poesia. Nasce a Todi fra il 1230 e il 1226, ti ricorderai per alcune questioni che vedremo dopo che San Francesco muore nel 1226. Studia legge a Bologna e in questo ti rimando alla video lezione sulla nascita della letteratura italiana e le caratteristiche che in qualche modo accomunano tanti autori e tanta produzione letteraria delle origini della nostra letteratura. È necessario puntualizzare che questi poeti hanno una formazione universitaria, quindi una formazione ampia e profonda su molti aspetti del sapere. Beh, a quel tempo non c'era una università specifica, come chiamiamo noi oggi, appunto la facoltà di, no? Ma appunto attraverso il trivio e il quadrivio si riusciva ad avere una formazione globale. Studia a Bologna, diventa notaio, procuratore legale, conduce, perché è un'attività, e lo è anche oggi, un'attività piuttosto proficua, conduce una vita spensierata. Ma succede un problema, perché la moglie muore nel 1268 durante una festa da ballo e per il crollo del pavimento scopre sul cadavere della moglie morta che appunto questa donna indossava un cilicio che non è altro che una maglia di lana grezza che appunto alcuni usavano, qualcuno usa tutt'oggi e assumerà varie forme nel corso dei secoli per fare penitenza, per avere un qualcosa non di doloroso addosso, ma di fastidioso, sì. Ecco, scopre che quella moglie che lui ha sempre avuto accanto faceva penitenza, quindi aveva una vita religiosa, una vita di pietà vera, viva, e lui non ne sapeva niente. Questo porta evidentemente ad una conversione, una vera e propria rivoluzione esistenziale, no? Quindi si abbandona la vita mondana per invece dedicarsi all'elemosina. Entra in qualche modo in contatto con i frati francescani, che evidentemente in Umbria erano la maggioranza e si avvicina all'interno di questa grande famiglia che si sviluppa attorno alla figura di San Francesco, si avvicina in particolare a quel movimento, ripeto, interno alle varie diverse purtroppo scissioni dei francescani che ci furono subito dopo la morte del santo fondatore. Si avvicina al movimento degli spirituali, chiamati anche fraticelli, quelli che preferivano una severa mortificazione del corpo, e vedremo che questo ha una influenza estremamente forte sulla sua produzione letteraria. Infatti, nella poesia O Signor per cortesia, il poeta invoca per sé, proprio in perfetta coerenza con questa scelta esistenziale di pentimento nei confronti della vita che faceva prima di scoprire questo cilicio sul corpo della moglie, ecco, invoca per sé ogni sorta di malattia, no? Che lo faccia soffrire in maniera disumana, che lo isoli, lo allontani dal consesso umano, perché il proprio peccato appare a Jacopone, appare senza possibilità di redenzione. No? Per quanto io, povero peccatore, possa pentirmi, possa anche mortificare il mio corpo, mai raggiungerò il perdono di Dio. Attenzione perché questo evidentemente nella dottrina è soltanto una parte della dottrina cattolica. È chiaro che il perdono di Dio non lo ottengo a forza di, no, a forza di penitenze. Il perdono di Dio lo ottengo gratuitamente da parte del mio creatore. Ci devo mettere tutta la mia buona volontà, siamo d'accordo, ma non è con le mie forze. E comunque un perdono è sempre possibile, ecco l'altro aspetto positivo che la dottrina cattolica porta avanti è proprio questo, un perdono è sempre possibile. Qua Jacopone da Todi sembra invece escludere questa possibilità.
nonostante tutte le penitenze che farò, nonostante tutte le malattie, i mali, i dolori che patirò, comunque la mia anima resterà nera, no? Resterà sotto il dominio del peccato. Mai avrò il perdono di Dio. E questo è certamente uno dei peccati più gravi, no? Anche condannato proprio nel Vangelo stesso, no? Il Vangelo parla appunto del peccato contro lo Spirito Santo, che autorevoli teologi indicano appunto nel non credere nel fatto che Dio possa perdonare tutto. Allora, alla luce di tutte queste sollecitazioni, che sono in parte esistenziali, in parte, possiamo dire così, di riflessione teologica o pseudotale di Jacopone, possiamo leggere la poesia, che ha una struttura molto semplice, si può dividere in tre parti. Appunto, l'autore invoca su di sé i mali fisici peggiori, chiede di essere abbandonato da tutti fino al giorno della morte, no? Che appunto deve avvenire nel modo peggiore, deve avvenire in piena solitudine, ed è per questo che forse diventa anche più dolorosa. E addirittura supplica di essere condannato o considerato maledetto. No? Una sorta di condanna eterna che accompagna anche il cadavere di questo povero uomo dopo, appunto, aver vissuto nei dolori un'intera esistenza. Positività non ne vediamo, anche in questo breve riassunto che vedi, non c'è positività. E analizzando quel testo, io qua, come sempre, l'ho messo sulla parte sinistra, trovi il testo originale, e sulla parte destra una parafrasi, perché andremo un po' veloci, perché come vedi, come vedremo, è un lungo, enorme elenco di malattie che il poeta frate invoca su di sé. Mi fermo sui primi due versi. O Signor, per cortesia, mandami, cioè mandami la malattia. Qua parlo appunto della possibilità di una identificazione di questa generica malsania, malattia, con la lepra. Mi fermo su un termine importante, pesante per quell'epoca, che è il termine cortesia. Perché dico pesante? Perché a quell'epoca, noi pensando al termine cortese, beh, ci viene in testa tutto un mondo di cavalieri, di virtù cavalleresche, di virtù cortesi, che abbiamo già visto analizzando l'ideale appunto del 1200. Ti rimando alla video lezione con le diverse virtù cortesi, le virtù cavalleresche. Ma qui siamo in un contesto che è completamente differente, anzi direi proprio rovesciato. La salute al cavaliere serviva, come no? Certo, serviva per gestire il potere, per usare le armi, per conquistare quindi il proprio onore. Qua al contrario, Jacopone, insomma, parla appunto di una cortesia da parte di Dio nel mandare a lui invece la malattia. E villania, che è il termine appunto diametralmente opposto a cortesia, sarà proprio la parola che chiude l'intera poesia che andremo a leggere. Quindi è un termine pesante, ripeto, Jacopone conosce il termine cortesia, ma lo stravolge nel suo opposto. E poi comincia appunto un'invocazione, no? Di malattie, la quartana, la febbre, no? La febbre quartana, che prende ogni 4 ore, che prende quella terzana, che prende ogni 2 ore, quella che viene 2 volte al giorno, insieme all'idropsia. Insomma, io ripeto, non voglio adesso, non è neanche il mio campo, non voglio farti un elenco e una spiegazione delle singole malattie. Troverai appunto il mal di denti, alcune sono piuttosto generiche, conosciute da noi e identificate con alcuni dolori che abbiamo anche noi, altre rimangono delle interpretazioni possibili. Comunque, a noi quello che resta in testa è che è una conoscenza, anche se vogliamo dire lessicale, di un vocabolario specialistico, che è quello medico, che Jacopone dimostra di avere. È un lungo elenco di malattie che lui invoca su di sé, chiede a Dio che possa essere colpito da tutte queste malattie, alcune più, alcune meno gravi, ma comunque devono costellare tutto quello che è il tempo che gli resta da vivere. A me venga le fistelle, le fistole, come migliaia di pustole, le verruche siano tali che io ne sia tutto pieno, eccetera. Ecco, podagra, dissenteria, le emorroidi. Ecco, facciamo riferimento a dei dolori, delle malattie che sono ovviamente dolorose, ci siamo, e questo qua non può essere altrimenti, ma sono anche vergognose.
che portano a questo anche oggi, portano un po' di difficoltà anche di parlarne di queste malattie agli altri. E sappiamo che parlare agli altri del nostro male è già di suo un sollievo in qualche modo. Neanche questo. Ecco, il poeta invoca su di sé dei dolori di cui non può parlare, che deve trattenere nel suo essere, e quindi li tiene, portano i dolori e non può sfogarsi, tra virgolette, con nessuno. E ancora l'asma e la rabbia, ecco, addirittura la rabbia, un qualche dolore anima, qualche malattia animalesca che in qualche modo si impossessi del suo corpo. L'epilessia. Il morbo caduco, no? L'epilessia, qualcosa che lo faccia cadere nell'acqua e nel fuoco senza poter lui comandare la propria volontà, che non ci sia mai un posto, no? Dove ci sia dove io non soffra. Poi passiamo appunto alla seconda parte. Seconda parte è perché è importante, perché continua ovviamente l'elenco delle malattie, ma è interessante perché sono delle malattie che non solo sono vergognose come quelle che vedevamo prima, ma sono proprio, ecco, portano all'isolamento, portano volontariamente all'isolamento dagli altri, no? Possa io emanare un tale fetore che nessun uomo vivente non venga schifato da me. Perché questo insistere sulla solitudine, non nessun uomo vivente? Perché la solitudine, ovviamente lo sappiamo anche noi nel nostro piccolo, nella piccola nostra sofferenza della febbre, ecco, avere la mamma che ci porta il tè caldo col miele dentro e che ci misura la febbre, che ci dice dai come stai, speriamo che guarisci presto, cioè, già questo, no, è un sollievo a questo piccolo male che a volte ci prende. Qua invece il poeta proprio volutamente dice: speriamo che queste malattie mi allontanino dalle persone. Parla di questo fossato, Rigquerci, che non è altro che un piccolo affluente del Tevere vicino Todi, che era un posto malfamato, un posto desolato, che io sia abbandonato. Questo è importante. Al verso 45 trovi questo termine che è estremamente interessante, l'abbandono, la solitudine, che ripeto è un aggravante in più della malattia, che già di suo ovviamente non è gradevole, ma in più c'è questo abbandono da parte del consesso umano. Gelo, grandine, tempesta, mi possono colpire. Qua è interessante perché addirittura coinvolge che cosa? Tutte le avversità del mondo creato, tutta quella, come dire, che la natura stessa partecipa del male che deve essere inflitto a quest'uomo. Quindi chiede a Dio e chiede alla natura creata da Dio di fargli del male. Tutto si deve scaricare, tutto il male, che il tempo, appunto il gelo, la grandine, la tempesta, i fulmini, no? I tuoni, le oscurità si devono scaricare, no? Si devono abbattere su questo povero uomo. E poi ovviamente non poteva mancare il demonio, i demoni, che i demoni dell'inferno mi siano dati come servitori. Gli amici umani no, i servitori infernali sì. No? Che mi infliggono quei tormenti che con i miei peccati mi sono meritato. Ed ecco qui un verso estremamente importante, il 54. Cioè emerge un profondissimo e praticamente senza soluzione, senso di colpa. I mali che le malattie provocano su di me sono nient'altro che la giusta conseguenza dei peccati da lui commessi. Cosa c'è di male in questo senso di colpa? A parte il fatto che il senso di colpa è sempre un segno un po' di debolezza, per il quale non possiamo a volte far niente, no? Però è un segno di un male, un evento non elaborato da una parte. Dall'altra il fatto che, in questo sicuramente teologicamente sbagliato, qua Jacopone si pone come imputato, ma anche come giudice. Ho commesso dei peccati. Infliggo una pena a me stesso che comunque è poco rispetto a quello che meriterei. Cosa manca? Manca il giudice vero, che è Dio, evidentemente. Manca la figura paterna di un Dio giudice, giusto, ma che è anche Dio Padre, che guarda i tuoi peccati e deciderà lui chi sei tu. Frate Jacopone, per decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato per la tua anima. E quindi ovviamente è una visione della religiosità e della divinità, del soprannaturale in genere, decisamente distorta. E
In fin del mondo, alla finita, ecco, sino alla fine del mondo, duri per me questa vita. Cioè non c'è un momento in cui questo male finirà. E poi quando il corpo si separa quando appunto l'anima si separa dal corpo, mi venga data una morte crudele. Cioè, appunto, tutto questo duri per tutta la durata della mia vita. Tutto questo male non avrà mai fine, accompagnerà me fino alla morte. Ma neanche dopo, questo è il problema, perché neanche la morte sarà un momento di pace. Perché appunto, comincia la terza parte, arriviamo alla conclusione, perché spera di essere maledetto, spera di, appunto di essere un essere obbrobrioso e che anche nella memoria dei sopravvissuti, di coloro che vivono dopo di lui, beh, sarà ricordato come un personaggio del malaugurio, un personaggio maledetto. Per cui neanche la morte, e questo qua in realtà è una considerazione sulla morte che troviamo in tanti altri poeti, laici o religiosi che siano, ma tanti poeti sperano nella morte come un momento di riposo dopo una vita travagliata. Qui invece Jacopone parla di una vita travagliata seguita da una morte altrettanto travagliata, cioè neanche in morte potrà stare tranquillo questo povero corpo. Perché ci comunica questa sua speranza attraverso delle immagini che sono anche molto molto forti, no? E, appunto, i critici parlano di uno stile che è volutamente basso, perché basso è il contenuto di cui si parla. Scelgo come mia sepoltura il ventre di un lupo, quindi sogna di essere divorato, il proprio corpo abbandonato in mezzo al bosco, divorato da un lupo, e attenzione che è divorato da un lupo, e possono essere i miei resti, arliquie, le reliquie, i resti, qualcuno vuole leggerci addirittura in un senso ironico, le reliquie dei santi venivano venerate nelle chiese, qua le reliquie del santo quali sono, santo del frate quali sono, ecco là. Le feci di questo lupo, lui spera, quindi ciò che resta, ciò che viene, che non viene assimilato dal lupo, gli scarti del proprio corpo possono essere defecati in mezzo alle spine, ai rovi. Ecco, una visione appunto del dopo morte veramente repellente, no, veramente repellente, veramente molto forte come immagine. I miracoli, ma quali sono i miracoli che ovviamente in qualche modo richiamano l'ambito della santità? Ecco, i miracoli dopo la morte, due punti, spiega, chi viene dove sono i miei resti possa avere una scorta di spiriti maligni e dure persecuzioni con terribili pensieri. Ah, quindi chi viene a trovare il mio corpo, ciò che resta del mio corpo, beh, sarà angosciato a sua volta. E quindi sottointeso è che non venga nessuno sulla mia tomba. O nom che mode mentova, ogni uomo che mi sente menzionare deve farsi inorridito e farsi il segno della croce, addirittura per evitare un brutto incontro per la strada, appunto porto sfortuna. E quindi appunto oggi usiamo altri modi di fare, ma a quel tempo il segno della croce serviva per, appunto, si pensava che potesse servire per allontanare lo spirito maligno di Jacopone stesso. No, per cui è proprio un oggetto di malaugurio contro il quale la gente si deve difendere. E arriviamo agli ultimi quattro versi, alla chiusa, no? Perché in questo brano abbiamo veramente la quintessenza del pensiero di Jacopone. Cioè, o mio Signore, tutti i tormenti che ho elencato non sono una vendetta eccessiva. Tu mi hai creato per il tuo amore e io ti ho ucciso per mia ingratitudine a causa della croce. Cioè, detto tutto quello che ci siamo detti, c'è una positività in questo? No. Cioè l'idea del premio, di un paradiso guadagnato con la sofferenza, cioè con la identificazione, in chiave cristiana, con la identificazione con la croce di Cristo, non ha alcun valore redentivo. Non esiste il perdono da parte di Dio, l'uomo è peccatore, resta peccatore e con ciò si guadagna l'inferno. Perché metto tra parentesi simile ai catari? Perché appunto la chiusura è questa, cioè abbiamo studiato, e ti rimando alla video lezione in cui abbiamo approfondito questa eresia che in qualche modo connota il primo ventennio del 1200 nella Francia meridionale.
un'eresia che voleva appunto una netta distinzione fra i salvati e i dannati, fra i figli del Dio del bene e i figli del Dio del male. Voleva la mancanza di libero arbitrio, voleva una sorta di predestinazione. Ma questa è un'eresia, appunto. Un'eresia. Adesso non voglio ovviamente dare dell'eretico, del cataro a Jacopone da Todi, che invece appunto a Todi è venerato addirittura come santo, e sicuramente sarà stata una brava persona, però ecco, questa visione della vita e della morte, del rapporto con Dio, del valore del peccato e del perdono, beh, certamente della dottrina cattolica hanno ben poco. È una visione distorta della fede, della religione, del soprannaturale di Dio, che non prevede appunto un rapporto positivo con la divinità. Il peccatore ha sempre possibilità di essere perdonato e soprattutto noi non sappiamo mai di nessuno, anche del peggiore degli omicidi di Hitler, dei peggiori uomini della storia, non sappiamo mai cosa è avvenuto nell'ultimo momento, nell'animo, nella parte più intima della propria interiorità, cosa è avvenuto a quegli uomini. Sospendiamo il giudizio, non sappiamo. Dai dati esterni, oggettivi, certo pensiamo alcune cose, ma boh, chi siamo noi per condannare qualcuno? Ecco, anche questa lezione banale di catechismo, chiamiamola così, questa lezione banale, Frate Jacopone sembra essersela proprio dimenticata. Rimane appunto un autore molto potente, con immagini molto forti, no? Ci ricorderemo che lo stesso Giuseppe Ungaretti nel 1900 adora questo scrittore e la forza della sua parola poetica. E siamo d'accordo, può essere anche un giudizio letterario condivisibile. Sul contenuto certamente noi un po' ci sentiamo lontani da questo tipo di sensibilità, che abbiamo in qualche modo avvicinato all'eresia catara, non certo all'ortodossia cattolica. Alla prossima.